La più cordiale buonasera agli amici del basket, siete collegati con il Pallaravizza di Pavia, dove tra qualche minuto andrà in scena il return match della straprovinciale pavese. Edimes Pavia ospita infatti i cugini della Expo Inox Mortara per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di DNB. Pavia che dopo un lunghissimo digiuno, 8 sconfitte in fila e sono costate la panchina a Simone Bianchi, ha ritrovato 2 punti interrompendo questa lunga striscia perdente affidandosi al nuovo coach, al milanese Paolo Garetto. I pavesi sono tornati alla vittoria sbancando il parquet di Empoli. Le due squadre sono attualmente appaiate, 12 punti per entrambe. Leggermente migliore la percentuale di vittorie di Pavia, visto che Pavia ha disputato una partita in meno, 16 partite rispetto alle 17 disputate da Mortara. Per entrambe lo score dice 6 vinte e 11 perse. Match d'andata che si concluse abbastanza sorpresa con una franca affermazione dei Lomellini, 63-57. Ora lasciamo spazio a Lino Di Mameli per tornare poi in diretta. Cinque minuti esatti al salto a due in questo derby pavese, partita che soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa ha una importanza assoluta per dare corso al successo esterno con l'Empoli, per concretizzare una inversione di tendenza. Sia ad Empoli ovviamente le motivazioni psicologiche dovute al cambio di guida tecnica hanno probabilmente recitato la parte del leone, ora serve una inversione di tendenza anche dal punto di vista tecnico. La squadra nelle ultime esibizioni era parsa davvero involuta in fase d'attacco e poco reattiva, poco combattiva anche nella metà campo difensiva. Per Pavia una assenza importante, il bomber Stefano De Grada, giocatore da 14 punti a partita, principale terminale della truppa di Garetto, e infatti ai box si è operato in settimana in artroscopia, intervento largamente previsto, un'artroscopia al ginocchio per un problema meniscale, il intervento perfettamente riuscito, il giocatore ha già seguito l'allenamento dei compagni e è qui seduto insieme ai compagni in borghese. Assenza pesante anche per Mortara. È auto infatti Valerio San Lorenzo, uno degli ex di turno dell'incontro, giocatore importante sicuramente con notevole peso specifico negli ingranaggi di coach Alfonso Zanellati, giocatore che produce 10 punti e quasi 7 rimbalzi a partita, oltre a dare un contributo davvero tangibile in termini di presenza agonistica. Diciamo, San Lorenzo è in questo momento ai box per un problema alla spalla.
ha invece recuperato, ha effettuato regolarmente il riscaldamento l'altro lungo, cioè Marco Di Paola, che aveva avuto un infortunio al bicipite femorale due partite fa. Zanellati è riuscito a recuperarlo per avere quindi rotazioni un minimo più plausibili. Nell'ultima uscita Mortara è, che già non ha un roster lunghissimo, è zeppa di giovani. Nell'ultimo match casalingo, quello perso con Cecina, si è mostrata davvero molto molto corta. La chiave importante sarà sicuramente quella di andare a verificare dove riuscirà a pendere la bilancia sotto le plance, visto che Mortara, appunto, con Di Paola non in perfette condizioni fisiche, praticamente presidia i cristalli solo con il giovanissimo Bialkowski, che peraltro sta giocando alla prima praticamente esperienza nel basket senior, sta giocando un buon campionato con oltre 7 punti e 8 rimbalzi di media. Pavia sotto può vantare un bozzetto che, dopo diverse uscite piuttosto negative, è apparso in netta crescita nella trasferta di Empoli, e la sostanza di giocatori come Buscaino, che sta recuperando la piena efficienza fisica, e di Cristelli. Andiamo a vedere come i due coach decideranno di partire. Gretto forzatamente costretto a mischiare le carte, considerata l'assenza di De Grada, che era uno degli abbonati allo starting five. Nei 10, complice l'assenza di De Grada, rientra Benevelli, che nell'ultima partita è stato fuori per la rotazione dei senior. Abbiamo i Lomellini, che in attacco ovviamente si affidano ai due fratelli Mossi. In particolare Marco Mossi sta giocando una annata di notevole spessore, è ai vertici della classifica dei top scorer del campionato con oltre 18 punti per allacciata di scarpa, conditi anche da 6 rimbalzi. Bene sta facendo anche Paolino Mossi, una vecchia conoscenza del basket pavese, avendo iniziato giovanissimo tra Voghera e Tortona e poi avendo vissuto una lunghissima carriera a sforacchiare retine praticamente nella cadetteria dell'intera Spaghetti League. Mortara parte con Capitan Grugnetti come playmaker, con Paolino Mossi, con il numero 8 Poggi nello spot di numero 3, Marco Mossi alla forte tattica e Bialkowski a evoluire nella posizione di centro. Garetto, che è ancora radunato con i suoi, parte con Roby Fossati in regia, con Venturelli, con Maurizio Tassone, e con una scelta inedita nel settore lunghi. Parte infatti con due lunghi atipici, con Cristelli e con Buscaino, che andrà presumibilmente a giocare da numero 5 adattato, quindi non parte Davide Bozzetto. È la prima ovviamente di Garetto sul legno del Palaravizza, quindi Pavia deve rompere un digiuno casalingo assolutamente lungo. Pavia, ultima vittoria casalinga datata 16 novembre nel match interno con Valsesia, e due punti in palio oggi sono assolutamente fondamentali per non perdere troppo di vista il treno dei playoff. La contesa, dice bene a Bialkowski, quindi è Mortara a gestire il primo possesso in fase d'attacco. Mossi che mette palla per terra, ma Cristelli recupera. C'è però il rientro di Grugnetti e recupero anche per Mortara, quindi una persa e un recupero per entrambe nel rapido volgere di pochi secondi. Paolo Mossi, marcato da Venturelli, molto fuori, mette palla per terra e poi spara una tripla, però non prende neanche il ferro. Airball scagliato da Paolo Mossi, situazione piuttosto inedita per il superbo tiratore alessandrino. 9:26 da giocare in questo primo periodo di gioco. Pavia che si gioca il primo possesso offensivo con Venturelli fuori da Buscaino, che va a bloccare per Fossati. La penetrazione, lo scarico per Tassone, che non attacca Mossi.
va da Cristelli che mette palla per terra e poi scarica in angolo da Buscaino. Buono il piazzato del 29enne di Buenos Aires, primi due punti per Pavia, primo vantaggio di casa Edimes 2-0. Mossi Junior per Mossi Senior, c'è l'uscita di Buscaino, forte, riceve Bialkowski, c'è il cambio difensivo, però Mortara non legge, Brugnetti la penetrazione e l'arresto e tiro da due punti. Buona iniziativa del tascabile Lomellino, giocatore ormai veterano, che indossa la fascia di capitano per la truppa di Alfonso Zanellati. Prima parità a quota 2, si va sotto da Cristelli, Cristelli che ribalta per Tassone, tripla con spazio per l'esterno torinese che sbaglia a rimbalzo solo maglie giallo-blu, svetta Bialkowski, c'è un passaggio troppo timido di Brugnetti per il... per Poggi, c'è il recupero della difesa di casa, Cristelli, il blocco per favorire l'uscita di Venturelli, sotto da Buscaino che prende una buona posizione interna, sull'argentino c'è però il rientro difensivo con stoppata del classe 95 Bialkowski, prodotto del vivaio di Casale Monferrato, quindi c'è un recupero difensivo per Mortara che supera metà campo con Paolino Mossi. Va da Grugnetti, marcato da Fossati, il taglio di Bialkowski sulla buona difesa di Buscaino, Grugnetti che attacca il ferro, va fino in fondo, Bialkowski che non riesce a recuperare il rimbalzo offensivo, va invece Buscaino a recapitare per Fossati, 7.35 da andare a bruciare in questo primo quarto di gioco, arresto e tiro nel cuore dell'area per Michele Venturelli, sono i primi due punti per la guardia arrivata nel mercato di riparazione da Orzenuovi. La penetrazione di Poggi che perde la maniglia, c'è il recupero di Pavia, Venturelli attacca il canestro in transizione, c'è il recupero difensivo ma falloso di Fabio Grugnetti, fallo fischiato sul palleggio per l'esterno friulano, quindi niente tiri liberi ma rimessa in zona d'attacco per l'Edimes, rimessa di cui andrà ad occuparsi Michele Venturelli. Per Fossati è la stoppata fallosa di Grugnetti, è il secondo fallo in un amen fischiato al playmaker Lomellino. Due tiri liberi per Roberto Fossati, sicuramente interessante la sfida fra i due registi, due giocatori. Grugnetti in questo momento in cui anche manca un polo offensivo come San Lorenzo sta prendendosi maggiori responsabilità in attacco. Roby Fossati manda intanto a bersaglio la prima soluzione dalla linea della carità, 2 su 2 per il capitano Favese, va via avanti di 4, 6 Edimes 2 Expo Inox Mortara, riceve Poggi, va da Marco Mossi, la tripla con spazio sbagliata, rimbalzo controllato dai neri di casa, Fossati va da Cristelli, il taglio di Tassone seguito da Paolo Mossi, riceve Venturelli, sotto per Buscaino, buona la posizione interna, ribalta, si va fuori, buona la circolazione di palla, l'extra pass di Cristelli per Tassone, corta però la conclusione dell'esterno torinese, Paolo Mossi che spara alta tripla in transizione, altra tabellata, Cristelli che prova a giocare a due in transizione con Venturelli, il recupero di Paolo Mossi, quindi Mortara la possibilità, la finta di Mossi sulla quale Tassone va al bar, spende un fallo e Marco Mossi andrà in lunetta per sui primi tentativi dalla linea dei 5-20. Sei eventi da giocare in questo primo periodo di gioco, un paio di pasticci in fila da una parte e dall'altra. Il minore dei fratelli Mossi muove il tabellone di parte Lomellina, 1-2 per Marco Mossi, rimbalzo controllato da Roberto Fossati, va via che può ripartire quando sono stati giocati quasi 4 minuti di gioco.
riceve Venturelli, su di lui Poggi, Venturelli a spazio, va da Buscaino, marcato da Bialkowski, premia l'uscita di Fossati che si prende una tripla che gira sul ferro ed esce. A rimbalzo comoda la posizione di Marco Mossi, Mortara che riparta, Mortara seguita da un buon numero di tifosi, c'è la tripla di Marco Mossi che sbaglia. Mortara per il momento sta sparando a salve dalla linea dei 6,75. 0-3 per i Lomellini di Alfonso Zanellati, il consegnato di Buscaino per la tripla frontale di Venturelli, anche Venturelli scheggia l'anello dalla lunga. Gretto che predica calma, vuole gioco organizzato, la penetrazione però mano sinistra e sottomano, buono di Fossati, 8-3 Pavia, buona lettura di Roby Fossati, piuttosto pigra la difesa di Mortara che non ha assolutamente materializzato nessun tipo di aiuto. Idem però da questa parte del campo con arresto tiro di Fabio Grugnetti e il quarto punto per il capitano e regista Lomellino. 8-5 avanti Pavia quando sono passati i primi 5 minuti di gioco. La penetrazione sulla linea di fondo di Venturelli, lo scarico per Tassone che parte con palleggio dietro la schiena attaccando Paolo Mossi, c'è il fallo del giocatore Alessandrino, primo fallo per Paolino Mossi, 3 falli di squadra per i ragazzi di Alfonso Zanellati, rimessa in zona d'attacco per Pavia, la ricezione di Maurizio Tassone che va da Fossati, Tassone che prende il blocco di Buscaino che poi si apre sotto, buono l'anticipo di Bialkowski, c'è il recupero di Mortara però Mossi che ha qualche problema e perde la maniglia nel superare metà campo, c'è il recupero difensivo di Venturelli, Pavia se un altro piuttosto reattiva in fase difensiva, ancora Fossati che prova a giocarsi l'uno contro uno, lo scarico per Buscaino in angolo che sbaglia il rimbalzo di Poggi, polveri bagnate dalla lunga anche per Pavia, 0-5 per i ragazzi di Paolo Garetto, ora c'è una buona lettura di Grugnetti che premia il taglio lungo la linea di fondo di Marco Mossi per il quarto punto del top scorer Lomellino. Va a prendersi una linea di fondo anche Michele Venturelli che trova il contatto e il fallo fischiato a Stefano Poggi. Dicevamo di Pavia, polveri bagnate alla lunga, 0-5, ma Pavia non è una notizia. Pavia dopo Valsesia è la peggior squadra del campionato per quanto riguarda la percentuale di realizzazione dalla linea dei tre punti con il 27% complessivo di squadra. Buon arresto tiro di Roberto Fossati, 10-7 il vantaggio pavese per Fossati, è il sesto punto, la penetrazione con scarico di Grugnetti, Mossi marcato da Tassone che si piega sulle gambe per contenere la penetrazione del giocatore Alessandrino, la lettura viene in effetti sporcata, c'è il recupero pavese, Venturelli che vorrebbe incrementare le cadenze ma c'è un fallo tattico speso da Bialkowski, intelligente anche la scelta del lungo Lomellino che interrompe la transizione pavese, ma si tratta del quinto fallo di squadra per l'Expo, quindi per Venturelli saranno 2 tiri liberi. A bersaglio la conclusione di Michele Venturelli, giocatore di classe 1982, mette il 2-2, giocatore con ottime percentuali dalla linea della carità. Va via avanti di 5, 12-7, c'è un palla persa questa volta di Marco Mossi. Mortara che al di là delle cifre dal campo sta trovando qualche difficoltà di troppo. Troppe palle perse, sono già 5 messe in carniere dalla truppa di Alfonso Zanellati. La penetrazione, la riapertura di Fossati per la tripla di Venturelli. Solo ferro per l'esterno friulano, ma a rimbalzo offensivo lavora Cristelli che vuole ricostruire con Fossati.
la tripla del regista pavese, anche in questo caso secondo ferro. Poco feeling con l'anello dalla lunga distanza. Bielkowski che si prende una soluzione, ma c'è un fischio lontano dalla palla, un fallo fischiato a Davide Cristelli su Marco Mossi. ...0-9 complessivo dalle due parti, 0-4 per Pavia, 0-5 per la Expo Mortara dalla linea dei 6-75. Rimessa per Mortara in zona d'attacco, è solo il secondo fallo di squadra fischiato a Pavia. L'arresto nel cuore dell'area per Mossi che sbaglia, Jalkowski che si batte a rimbalzo, stoppato da Cristelli, e c'è il recupero di Pavia. Passaggio no look di Venturelli per Buscaino, che però non si prende la conclusione, si va fuori da Savelli sul perché per dar fiato a Roby Fossati. Buscaino che si prende un giretiro molto corto, a rimbalzo Savelli va ad infastidire Poggi e l'esterno Lomellino non controlla. C'è il minuto di sospensione chiamato da Alfonso Zanellati, 2:14 da bruciare in questo primo quarto. Pavia avanti di 5, 12 Edimes, 7 Expo Inox, cifre dal campo piuttosto deficitarie da entrambe le parti. Pavia tira globalmente 4-12, in particolare con 0-7 dalla linea dei 6-75. Mortara tira 3 su 8 dal campo con 0-4 da 3 punti. Sono ben 6 le palle perse per i ragazzi di Alfonso Zanellati, contro le 3 messe insieme dai ragazzi di Paolo Garetto. Le squadre che viaggiano con cifre sicuramente perfettibili in attacco. Mortara mediamente perde 13 palloni a partita. Pavia ne perde addirittura 16. Rimessa in zona d'attacco per i bianconeri di casa, la ricezione di Savelli per Tassone che attacca Mossi, poi va fuori da Cristelli. Pavia deve ricominciare, avrebbe potuto prendersi una soluzione attaccando l'anello. La tripla di Venturelli lunga, a rimbalzo va Marco Mossi. Mortara che può ripartire con Grugnetti, provano a farsi sentire i supporter lomellini, c'è un buon seguito anche da parte dei ragazzini del vivaio lomellino. Gira sul piede perno Bielkowski, va con il semigancio ma lo sbaglia. Pavia riparte con Savelli per Venturelli e Garetto è pronto a far uscire dalla panchina il suo lungo teoricamente titolare, cioè Davide Bozzetto. Arresto e tiro preso da Savelli senza costruire nulla, urlaccio che arriva dalla panca. Coach Garetto non ha sicuramente gradito la soluzione troppo estemporanea del suo regista. Mortara che può ripartire quando sta per entrare nell'ultimo giro di orologio. Il taglio di Mossi lungo l'area di fondo, c'è la buona chiusura difensiva di Davide Cristelli che ha sicuramente chiuso più di una varco in difesa. Forza la penetrazione Marco Mossi, c'è il fallo di Buscaino, non buono il canestro realizzato dal terminale offensivo di Alfonso Zanellati. Mossi piuttosto incredulo, gli arbitri non hanno deciso per la continuità di movimento e quindi è solo rimessa in zona d'attacco, se ne occupa Paolino Mossi. Si va da Poggi, da Mossi che prova a battere Cristelli, molto buona la tenuta difensiva del veterano pavese. La penetrazione con scarico di Grugnetti per la tripla di Mossi, che però sbaglia una conclusione piuttosto comoda. Buon lavoro però di Marco Mossi, che si sbatte anche a rimbalzo d'attacco. C'è il fallo fischiato a Davide Bozzetto sul parquet per Damian Buscaino. È il primo fallo per Bozzetto e il quarto complessivo per i padroni di casa, quindi nuova rimessa in zona d'attacco per Mortara. Grugnetti per Marco Mossi che si spazia, prende una tripla, la mette ancora corta. Tiro perimetrale al quale Mortara si sta aggrappando ma senza ottenere risultati. Venturelli che innesca la penetrazione di Tassone che va fino in fondo per il massimo vantaggio del Pavia. Più 7, 14-7, 25 per andare a
chiudere questo primo quarto. Qualche problema per Mossi, buona la difesa sul palleggio di Tassone. Mossi che prova un improbabile scarico, Cristelli che recupera, lancia il contropiede primario chiuso da Savelli. Pavia vola 16-7, Mortara che ha pasticciato parecchio in difesa. C'è da dire che Pavia sta reggendo egregiamente la difesa sull'uno contro uno, sta tenendo le penetrazioni degli esterni Lomellini, che quindi sono stati costretti a forzare un paio di situazioni. Ultimo possesso per Pavia, per Mortara, scusate, c'è la tripla sullo scadere tentata da Poggi che vorrebbe un tocco. Gli arbitri, che sono i signori Andretta e De Biase di Udine, non se ne danno per inteso. Si chiude qui il primo periodo con Pavia che appunto giusto nel finale di primo quarto va a toccare il massimo vantaggio, 16 Edimes, 7 Expo Inox Mortara. Andiamo a dare un'occhiata alle cifre individuali. Per Pavia sono 6 di Capitan Fossati, 2 di Buscaino, 2 anche per Tassone, 4 di Venturelli, mentre Cristelli non ha realizzato ma è stato particolarmente utile con 3 rimbalzi e 2 palle recuperate, oltre ad una serie di giocate difensive che non finiscono nello scout ma che hanno avuto sicuramente importante peso specifico. 2 anche i punti di Savelli, mentre il finora Paolo Garetto non ha utilizzato, eccezione fatta per Bozzetto in campo per una manciata di secondi, non ha ancora utilizzato il resto della panca. Per quanto riguarda Mortara, Poggi non ha ancora realizzato, sono 4 i punti di Grugnetti, 3 quelli di Marco Mossi. Paolo Mossi non ha ancora realizzato e questo è sicuramente un problema per Alfonso Zanellati, non ha ancora realizzato neanche il giovane Bialkowski. Per quanto riguarda la panchina novarese, non ha ancora prodotto alcunché. Cifre di Mortara assolutamente deficitarie, 3-14 complessivo. In particolare i ragazzi di Alfonso Zanellati si sono affidati molto al tiro perimetrale con risultati disastrosi, 0-7 complessivo, che fa tutta la differenza del mondo per una squadra che ha rotazioni ovviamente molto molto corte ed è abituata ed è più che abituata, obbligata a spremere grande qualità dal primo quintetto. Zanellati concede riposo a Paolino Mossi, quindi sul parquet va il numero 16 Marco Di Paola, lungo, quindi coppia di lunghi più strutturata, e Marco Mossi che invece andrà a giocare nello spot di numero 3. C'è il tentativo di innesco interno per Bozzetto e la prima buona giocata difensiva di De Paola, che va ad intercettare, concedendo così ai Lomellini il primo possesso in questo secondo quarto. Si va da Bialkowski ad Appoggi, fuori per Grugnetti, c'è un cambio difensivo, addirittura si trova accoppiato con Davide Cristelli che gli lascia spazio. Il capitano Lomellino grida finalmente al gol dalla lunga distanza, prima tripla per Mortara che ricuce lo svantaggio tornando a meno 6, 16 per Pavia, 10 per Mortara. La tripla anche di Tassone, palla che gira sul ferro ed esce, ma Savelli è reattivo a rimbalzo d'attacco e Pavia ha un extra possesso. Venturelli che spara in faccia Appoggi la tripla, quindi anche Pavia si sblocca dall'arco dei 6.75, prima tripla a bersaglio anche per la tripla di coach Paolo Garetto, 19 per chi si schiera nella metà campo difensiva, 10 per chi va in attacco. C'è un fallo fischiato a Maurizio Tassone, è il secondo fallo per l'esterno torinese. Rimessa in zona d'attacco di cui si andrà ad occupare Marco Mossi. Per quanto riguarda le marcature, Bozzetto che marca Di Paola e Cristelli invece si occupa di Bialkowski. Bialkowski che riceve il consegnato, si va da Poggi con lo step back che va a realizzare. Alfonso Zanellati che si agita in panchina per chiamare un cambio difensivo, c'è però la penetrazione di Venturelli lungo la linea di fondo che arma la mano di Tassone che sbaglia da tre punti. Mortara che può ripartire,
c'è un la penetrazione di Grugnetti, la chiusura difensiva di Venturelli, Di Paola che prova un semigancio con mano destra attaccando Bozzetto, rimbalzo di Bozzetto, Savelli che si fa tutto il campo, buona iniziativa di Savelli che attacca la difesa all'Omellina piuttosto pigra nello schierarsi. 21 Pavia, 12 per Expo Inox. Zanellati piuttosto frustrato perché non è riuscito ancora a trasmettere l'indicazione per un cambio difensivo. Ora c'è un buon innesco interno per il taglio di Marco Mossi che va a realizzare da due punti subendo fallo. Quindi possibilità per il secondo fallo per Davide Bozzetto, uno degli storici problemi per il lungo friulano, la gestione dei falli. Spesso sono spesi davvero male, come in questo caso in cui Mossi lo aveva battuto nettamente, quindi ha consentirà, o meglio, dopo il minuto di sospensione all'esterno alessandrino di andare alla possibilità di perfezionare il gioco da tre punti. 21 Pavia, 14 Expo Inox in questo primo pit stop del secondo periodo di gioco. Entrambe le squadre che hanno tolto il tappo dal canestro andando a mettere la prima tripla, anche se le cifre rimangono davvero modeste. 1-11 il complessivo di Pavia dall'arco dei tre punti. Poco meglio Mortara che spara un complessivo 1-8. Marco Mossi in lunetta con la possibilità di andare a perfezionare il gioco da 2-1 e quindi di accorciare a meno 6 la forbice. Paolo Garetto che si gioca anche Francesco Benevelli, quindi minuti di cambio a Tassone, quindi tutta nuova la coppia di esterni per i padroni di casa. Mossi dalla linea dei 5-20 che va a realizzare per Mossi, è il sesto punto. Savelli consegnato da Cristelli, c'è il cambio di assetto difensivo per Mortara che va a schierarsi a zona. Buona lettura di Cristelli che trova un servizio interno per Davide Bozzetto che ha preso posizione profonda nell'area pitturata. C'è il secondo fallo per Bielkowski, due tiri liberi per Bozzetto che ha la possibilità di muovere il proprio fatturato offensivo. Sbaglia la prima soluzione Bozzetto, tabellone che rimane inchiodato sul 21-15. Sbaglia anche la seconda, ma c'è un buon rimbalzo e una dormita della difesa di Mortara. Benevelli che recupera il rimbalzo difensivo e Pavia che vuole giocarsi questo attacco alla zona schierata da Zanellati. Benevelli a tre punti, sbaglia, c'è il rimbalzo di Bielkowski. Mortara che può ripartire, Pavia che non ha concretizzato questo extra possesso. Grugnetti va da Poggi che prova ad andare dentro da Bielkowski che si muove, cambio di mano ma sbaglia sulla buona difesa di Cristelli, piuttosto negativo finora l'impatto offensivo di Bielkowski. Venturelli per Cristelli, la finta di consegnato invece va ancora da Venturelli. Mortara schierata in zona fronte pari. C'è una discreta lettura di Venturelli che trova Savelli in angolo, ma il regista ex Gazzada pesta la linea di fondo, quindi palla persa per Savelli. Garetto che si sgola per dare indicazioni su come leggere al meglio la variazione di assetto difensivo chiamata da Alfonso Zanellati, vero e proprio alchimista in questo tipo di situazione tattica. Prova a ripartire Venturelli, c'è il buon recupero di Grugnetti che si prende arresto e tiro, andando a prendersi però un ferro, Pavia che controlla il rimbalzo anche perché non era presente nessuna maglia ospite a rimbalzo sulla soluzione forzata da Grugnetti. Il tiro di Bozzetto molto comodo ma anche molto corto. Mortara che riparte con Grugnetti sempre generoso, prova ad attaccare Pavia che non è riuscita a schierarsi perfettamente in difesa, c'è una finta e un
sottomano sinistro di Mossi, che però sbaglia, ma via, può controllare. Se ne sono andati i primi 4 minuti in questo secondo periodo di gioco. Benevelli, che non sa bene che farsene del pallone, va da Bozzetto, che si muove sul perno e trova una soluzione in morbida in centro area. Sono i primi 2 punti per il lungo friulano. Va via, che allunga nuovamente a più 8, 23 Edimes, 15 Expo Inox. Pronto il doppio cambio per Pavia, c'è un brutto passaggio di uscita, brutto passaggio di uscita di Poggi, l'intercetto di Cristelli che va per la schiacciata Bimane. Poggi spende un fallo, gli arbitri friulani hanno una mezza idea di fischiare un antisportivo che tutto sommato potrebbe anche starci, poi rimettono il fischietto in bocca, quindi semplici 2 tiri liberi per Davide Cristelli. Poggi e Grugnetti che si accomodano in panca. Sul parquet va, torna Paolo Mossi e soprattutto fa il suo debutto il regista di cambio Simone Fant, classe 1995, uno dei tanti ragazzini terribili prodotti dal vivaio Lomellino. Cristelli che spreca la prima soluzione in lunetta, va per la seconda. Pavia che allunga più 9, 24 Edimes, 15 Expo Imox. Giro di cambio anche per Paolo Garetto, fuori Venturelli e Cristelli, quindi anche in questo caso è un doppio cambio. Dentro Buscaino a presidiare i cristalli e torna Capitan Fossati in regia, con Savelli che si sposta in guardia a marcare Mossi. Buona lettura di Paolo Mossi per il fratello Marco, che si gioca molto bene la situazione di mismatch marcato da Benevelli. Nuova possibilità di gioco da 3 punti, visto che Benevelli ha speso un fallo su Mossi. Marco Mossi che va a perfezionare il gioco da 3 punti. Sono 24 per chi attacca, 18 per chi difende. Ortara che prova ad allungare la, a tutto campo la sua difesa zona. C'è una buona ricezione di Buscaino che però sbaglia. Benevelli a lavorare in palleggio, lo scarico per Bozzetto che esita forse un po' troppo, poi mette palla per terra e attacca Di Paola. Il primo fallo per il centro Lomellino. Mortara che prova a rimettersi in partita aggruppandosi al proprio totem offensivo. 9 già i punti di Marco Mossi, che ora perfeziona un recupero in difesa su un movimento in palleggio perfettibile di Davide Bozzetto. Ancora Mossi che va da il fratello maggiore Paolino Mossi, in angolo da Di Paola, con spazio il lungo Lomellino sbaglia, prova a lavorare Bialkowski a rimbalzo offensivo, ma palla è controllata Pavia che ora ha una situazione di soprannumero. Buono comunque il rientro della difesa ospite. C'è un fallo speso da Fant sulla ricezione di Benevelli, è il primo fallo per Simone Fant. 24 per chi attacca, 18 per chi difende, è il quarto fallo di squadra per gli ospiti. Rimessa in zona d'attacco per Pavia quando si è scollinato il minuto 15. 4 e 12 da andare a bruciare prima dell'intervallo lungo. Mortara sempre schierata in situazione di zona, c'è la tripla in angolo presa da Benevelli, il rimbalzo di Buscaino, ma è più reattivo Fante che ora ha una situazione di contropiede primario che va a concludere. C'è la stoppata di Bozzetto, ma c'è anche il rimorchio di Bialkowski che ha seguito il contropiede di Fant. Recupero di Bialkowski che si prende una stoppata fallosa di Buscaino. Per Buscaino è il secondo fallo ed è il primo viaggio in lunetta di Bialkowski, che va a segno con il primo tiro libero e il
primo punto per il lungo di classe 1995. Morbida anche la seconda esecuzione. Mortara che prova a fare la formichina. 24 Edimes, 20 Pavia. Ancora allungata la tutto campo la difesa, c'è però un fallo speso da Marco Mossi sulla ricezione di Buscaino. Per il bomber Lomellino è il primo fallo, ma è il quinto fallo di squadra, quindi Mortara che esaurisce il bonus e d'ora in avanti Pavia andrà sempre in lunetta. Si presenta Damian Buscaino. La linea dei 5-20. 5-9 in lunetta complessivo per Pavia. A bersaglio la seconda conclusione di Buscaino e il terzo punto per l'italo-argentino. 25 per chi si schiera in difesa, 20 per chi attacca. Galkowski che prova a lavorare al palleggio, si prende un arresto e tiro, sbaglia. Buon lavoro di Fossati a rimbalzo difensivo. Savelli che supera il primo pressing portato da Marco Mossi. Buscaino si fa una mezza dormita, c'è il recupero molto aggressivo, molto reattivo Fant, e Buscaino spende un inutile terzo fallo sulla ripartenza lomellina. Davvero doppia ingenuità per Damian Buscaino. Prima si è addormentato con palla in mano che gli è stata strappata da Simone Fant e poi ha speso un terzo fallo inutile per interrompere il progetto di transizione lomellina. Paolo Gretto che chiama minuto di sospensione, ha visto fin troppo. Pavia che sta nuovamente imballando con troppe palle perse, sono 7 complessive per i padroni di casa. E Mortara che ha trovato comunque buona intensità difensiva allungando a tutto campo la zona, sono arrivati un paio di recuperi e sommato anche buona reattività dal suo regista di scorta che ha messo molta pressione sulla palla creando qualche problema di lettura ad un attacco pavese che dopo aver vissuto buoni minuti è tornato ad essere piuttosto tremebondo. 2 tiri liberi a disposizione di Marco Mossi, realizza il primo e il bomber Lomellino è il primo giocatore in campo a raggiungere la doppia cifra, sono 10 punti per il giocatore di classe 1998. 2 su 2 per Mossi, 11 i suoi punti. Ancora allungata la 3-2 Lomellina. Il blocco che Bozzetto va a piazzare per Fossati, che va in angolo, misunderstanding con Benevelli, palla persa. E l'ottava palla persa anche per Casa Edimes. 3-0-6 da giocare. Mortara è tornata sotto. Mortara che era andata anche sotto di 9 lunghezze, ora è ad un'incollatura. Un possesso di distacco fra le due squadre. Fante che supera metà campo, va da Bielkowski. Il taglio di Paolo Mossi che prova ad andare con il palleggio resto e tiro. Va sotto da Marco Mossi, c'è il buon aiuto, la buona giocata difensiva di Bozzetto che va a stoppare Marco Mossi che si era nuovamente giocato nel mismatch con Benevelli. Sotto da Benevelli che però sbaglia e Mortara può controllare. Era stata buona la lettura di Federico Savelli, però non è stata perfezionata nei due punti con la stoppata incassata da Francesco Benevelli. Mossi va in angolo da Bielkowski che si muove bene, trattandosi di un giocatore di 2 metri, ha sicuramente buoni fondamentali, questo giocatore è interessante. C'è un fallo speso da Savelli sulla situazione, sull'iniziativa di Bielkowski che ha messo palla per terra ed è andato fino in fondo ad attaccare il ferro procurandosi 2 tiri liberi, quindi iniziativa interessante per il lungo di Zanellati.
ancora una volta morbida l'esecuzione in lunetta, 3 su 3 per Mikhail Bielkowski. E Mortara va davvero vicina, meno 1 per il Lomellini, 25-24, Pavia che si è clamorosamente incartata in attacco. Riceve Fossati, Mortara sempre schierata in zona fronte dispari. La penetrazione di Fossati per Venturelli, tripla con spazio, mandata a bersaglio. Venturelli che chiude questo parziale che vi citava, 9-15 in questo secondo periodo, ridà un minimo di ossigeno a Pavia, ma sulla penetrazione di Mossi c'è il fallo speso da Michele Venturelli. Venturelli che ha appena mandato a bersaglio il suo decimo punto, quindi anche per Pavia il primo giocatore che raggiunge la doppia cifra. A bersaglio Marco Mossi. ...7-8 in lunetta per il puntero Lomellino, 28-26 avanti Pavia. Fossati che supera la metà campo andando da Benevelli. Fant che prova ancora ad essere aggressivo e fastidioso su Fossati. La tripla di Venturelli, ferro, poi palla che supera anello, finendo fuori. Pavia che continua ad avere soliti problemi di incompatibilità con l'anello dalla lunga distanza. 2-15 il totale dei bianconeri di casa dall'arco dei 6-75. La ricezione di Mossi con spazio, brutta difesa di Benevelli che ha concesso una tripla con spazio ed è sorpasso Mortara. 28-29, Fant dopo una ottima giocata difensiva e l'ennesimo recupero sbaglia un mezzo rigore, non andando a concretizzare fino in fondo la possibilità del più 3 Lomellino. Aggrappati a Marchino Mossi che sta mettendo insieme una prestazione di assoluto valore. Sono già 16 i punti per il terminale Lomellino. 28 Edimes, 29 Mortara. Pavia che in questo secondo quarto si è arenata decisamente nell'attacco alla zona, che ha pagato dividendi importanti la scelta difensiva chiamata da Zanellati, anche perché Pavia continua a fare dannata fatica ad aprire la scatola dalla lunga, deve trovare varianti in attacco. Ci prova Venturelli, uno dei pochi giocatori pavesi davvero capaci di attaccare il ferro dal palleggio. Venturelli che materializza il primo tiro libero, a bersaglio anche secondo, 4-4 per l'esterno friulano, unico grimaldello costantemente affidabile per coach Garetto. Mortara che torna in attacco sul tentativo di innesco interno di Fant, c'è l'incomprensione con Pallo Mossi, è palla persa per Expo, decima palla persa per i Lomellini. Si entra nell'ultimo minuto di gioco con Mortara che continua a mangiare qualche secondo allungando la propria difesa a tutto campo. 31 per andare a chiudere, 12 per la chiusura invece di questo possesso per Pavia. Riceve Venturelli che si muove in palleggio, va da Fossati in angolo da Tassone, tripla con spazio ma non c'è nulla da fare per Tassone. Rimbalzo di Mossi, 14 secondi per la sirena di metà gara. Mossi che ovviamente andrà a giocarsi uno contro uno, marcato da Tassone, il blocco di Paola, lo scarico per Mossi che viene stoppato da Cristelli. Si chiude qui, 30 Edimes Pavia, 29 Expo Inox Mortara. Pavia che aveva provato a scappare nel primo quarto, ma Mortara che è tornata decisamente forte nel secondo parziale, 14-22 dice lo score del secondo periodo.
si chiude quindi all'intervallo con Pavia avanti di 1. Prima di interrompere il collegamento diamo un'occhiata a quelli che sono gli score individuali. Per Pavia sono 6 di Roby Fossati, 3 di Buscaino, 2 di Tassone, 12 di Venturelli, 1 per Davide Cristelli, 4 per Savelli, 2 per Bozzetto. Per quanto riguarda Mortara sono 2 per Poggi, 7 di Grugnetti, 16 per Marco Mossi, mentre Paolo Mossi non ha ancora realizzato, 4 di Bialkowski. Ribadendo quindi il finale, 30 di Spavia, 29 Expo Inox Mortara, chiudiamo il collegamento dal Pala Ravizza di Pavia. Nuovamente in collegamento con il Pala Ravizza di Pavia, 2 minuti alla ripresa del gioco, equilibrio in questa straprovinciale, primi 20 minuti di gioco chiusi con Pavia in vantaggio di una virgola, 30 a 29, Pavia che non è riuscita a consolidare il vantaggio che aveva materializzato nel primo quarto. Nel secondo quarto Zanellati ha pescato dal mazzo la carta buona, una zona allungata a tutto campo con vari adattamenti che ha letteralmente paralizzato l'attacco di casa. Cifre modeste per entrambe le squadre, Pavia che non riesce ad aprire la scatola a 3 punti, 2-16 complessivo per i ragazzi di Garetto. Mortara per la verità fa leggermente meglio, 2-10, comunque un modestissimo 20% complessivo. Molte le palle perse, 10 per Pavia, 9 per Mortara, ma se dobbiamo leggere un dato incoraggiante per i Lomellini è quello che hanno chiuso i primi 20 a distanza davvero minima, con uno dei propri terminali offensivi designati, cioè Paolino Mossi, ancora drammaticamente inchiodato alla virgola. Complessivamente 0-3 dal campo per Mossi, quindi Zanellati chiaramente spera in un risveglio di uno dei suoi bomber. Si va a ripartire, Zanellati che ovviamente non ha di che scialare in fatto di rotazioni, ripartirà da Grugnetti, riparte da i fratelli Mossi, quindi Paolo nello spot di numero 2, Marco nello spot di numero 3 e un quintetto che ha sicuramente chili e centimetri, quindi con due lunghi veri come Di Paola e Bialkowski. Pavia, vediamo Garetto che sceglie di tenere seduto Bozzetto, ancora modesto dopo i segnali di ripresa evidenziati ad Empoli. Riparte con Fossati, riparte con Buscaino e Cristelli come due lunghi e riparte da Venturelli e Maurizio Tassone. Ma gli esterni pavesi che ancora non sono stati in grado, Venturelli escluso, di produrre qualità. Cifre assolutamente modeste per Tassone, per Savelli e per Benevelli. Uno scarico per un tiro da due in angolo che Di Paola mette a bersaglio, nuovo cambio di vantaggio con Mortara che mette per la seconda volta la testa avanti. Vediamo anche come difensivamente riparte Mortara che adatta la zona. Fossati va in angolo a scaricare da Tassone che ributta fuori per Fossati, Fossati costretto a forzare da 2 punti, sbaglia il rimbalzo di Bialkowski. Primo minuto di gioco andato in archivio, zona che rischia di rivelarsi un vero e proprio rebus per Pavia. Il giro e tiro di Marco Mossi, sbaglia, riparte Venturelli, Pavia che deve provare ad attaccare in ritmo la zona senza farla schierare. In questo momento lo schieramento sembra appunto una 3-2 di Alfonso Zanellati. La tripla di Fossati, regista pavese beffato dal ferro, tripla che gira sul ferro ed esce, ma Pavia non ha moltissime idee e si accontenta della soluzione più comoda, il tiro perimetrale. Buon rimbalzo ma
cattiva conclusione di Di Paola, che non riesce a convertire un rimbalzo offensivo. In angolo da Cristelli, che prova ad andare nel pitturato da Buscaino. C'è l'intervento difensivo di Di Paola, che tocca il pallone diretto al lungo argentino. 8:15 da giocare in questo terzo periodo, rimessa in zona d'attacco per Pavia. Pavia che deve provare a variare le tematiche offensive. Non si può vivere solo di tiro da tre punti, tra l'altro in una serata in cui l'ispirazione perimetrale è davvero ai minimi termini. 2:17 complessivo il misero score dei pavesi dall'arco dei 6:75. Fossati che prova ad andare Tassone, tripla con spazio che l'esterno torinese sbaglia, il rimbalzo di Buscaino, l'assist per Fossati che grida il gol. 1-4 da tre punti, è la prima tripla mandata a bersaglio dal veterano pavese. Pavia che rimette la testa avanti, 33-31. Prova a rispondere Mossin, arresto e tiro, sbaglia il rimbalzo di Venturelli. Pavia che prova a spingere la transizione, ma i ragazzi di Zanellati rientrano con buon tempismo difensivo. Fossati ancora a tre punti, sbaglia, in questo caso soluzione forzata all'esterno pavese. La percussione di Venturelli, che si prende una soluzione in arresto e tiro che manda lunga, ma se non altro si tratta di una variazione sul tema. Occhio Mossi da tre punti che manda corta la soluzione. 0-4 per l'esterno alessandrino, che ha ancora una volta perdonato Pavia. 7 minuti da giocare nel terzo periodo, vediamo se Pavia riuscirà a trovare una qualche variante. Venturelli si muove in palleggio, la difesa di Mortara collassa bene e chiude. Ora si cambia lato, c'è la tripla tentata da Venturelli, esce in ritardo Grugnetti, fallo sulla soluzione pesante dell'esterno friulano e il terzo fallo anche per Capitan Grugnetti. Alfonso Zanellati mima il tuffo in piscina ad indicare che Venturelli abbia accentuato il contatto. 3 tiri liberi per Venturelli, ha possibilità di dare un minimo di colore all'attacco pavese. Venturelli che è una discreta sentenza dalla linea dei personali, è il 13esimo punto per il neo acquisto pavese. 2-2. Tre su tre per complessivi 7-7 di Venturelli dalla linea della carità. Pavia che riguadagna più 5, 36-31. Il Mossi con il cambio difensivo, ora si trova marcato da Cristelli, vediamo se sarà la lettura del fratello, che però si incaponisce in palleggio. C'è il tocco della difesa pavese, ma sono solo 4 i secondi per andare al tiro. La rimessa si occupa Marco Mossi, il buon lavoro difensivo per negare l'uscita di Grugnetti, ma poi c'è una buona lettura di Paolino Mossi per Grugnetti, che però sbaglia un mezzo rigore. Mortara è riuscita a trovare in pochissimi secondi una buona lettura. Pavia può ripartire. Cristelli che ribalta fuori da Tassone. Tassone che però va a forzare la penetrazione utilizzando il braccio interno in maniera illecita. C'è il recupero difensivo con lo sfondamento preso da Di Paola. Il recupero difensivo di Di Paola. Mortara che può provare ad irrobustire il proprio fatturato. 6-2 il parziale di questo terzo quarto, parziale che sorride ai pavesi, 36-31. L'arresto e tiro forzato di Marco Mossi, ma c'è il rimbalzo in coabitazione dei lunghi mortaresi e la tripla con spazio che Fabio Grugnetti va a mettere. Mortara che torna a meno 2, 36-34, ed allunga ancora una volta la propria zona tutto campo. Fossati, una mezza di prova da tre punti, va in angolo da Venturelli, palla per terra ma infrazione di passi fischiata al numero 15 pavese, quindi palla persa per Pavia. Mortara che può andare a giocarsi il possesso per rimettere nuovamente la testa avanti. La penetrazione di Grugnetti,
l'arresto in angolo da Mossi, da due punti. Paolino Mossi che si sblocca, primi due punti per l'esterno di Canelli, 36 pari, 5-20 da giocare in questo terzo periodo, e se si sveglia Mossi per Pavia possono essere guai. Pavia che sbaglia ma va a rimbalzo offensivo e va a rigiocarla con Fossati, da tre punti Pavia, il tap-in trovato in maniera piuttosto rocambolesca da Cristelli, ma Pavia, continuiamo a ripeterlo, troppo monocorde in attacco. 38 Edimes, 36 Expo Inox, tripla di classe purissima che Marco Mossi manda a bersaglio, nuovo cambio di vantaggio con la Expo che rimette la testa avanti, 38-39 per Marco Mossi, è il 19° punto. Buscaino va a realizzare e trova il fallo fischiato a Di Paola. Pavia che scollina il 25° di gara, avanti con margine minimo, 41-39, con Buscaino che va a perfezionare questo gioco da tre punti. Pallone gestito da Grugnetti, il cambio difensivo di Tassone, ma c'è la buona lettura di Grugnetti per il taglio di Paola, è mancato un recupero nella difesa pavese e Di Paola va ad impattare a quota 41. Pavia a leggere la zona lomellina, il tiro da tre punti in angolo di Roby Fossati sbagliato, Mortara che riparte, la penetrazione con scarico di Marco Mossi per Paolino Mossi che va a mettere molto corto il tiro che si trasforma in assist per Bialkowski che deposita due punti comodi, è il primo canestro dal campo per il lungo di classe 95 che vale il nuovo vantaggio ospite, 41-43. Pavia che continua a violentare i ferri dall'arco dei 6,75. Pavia che ha tirato 22 volte da tre punti, direi esagerando, giusto per usare un eufemismo. 3,22 la terrificante esibizione dei pavesi dall'arco dei 6,75 per un glorioso 14%. Sarebbe urgente trovare tematiche alternative perché il comune di Pavia potrebbe presto chiedere danni causa ammaccamento dei ferri reiterato. Minuto di sospensione chiamato da Paolo Garetto che ovviamente vuol provare a dare qualche lettura diversa rispetto al un passaggio a tiro da tre punti che abbiamo visto con troppa insistenza da parte dell'attacco pavese. Il parziale in questo terzo periodo comunque sorride ai lomellini, dice 11 per Pavia, 14 per Mortara che senza far nulla di eccezionale se non schierando una zonetta al momento giusto ha interrotto, ha fatto vacillare le fragili sicurezze offensive di Pavia ed è a giocarsi la partita punto a punto con Pavia che sul parquet di casa ha incamerato una serie di sconfitte pesanti, non è sicuramente in grande fiducia per poter gestire partite con margini così risicati. Energica la difesa di Cristelli sulla chiusura di palleggio da parte di Mossi, gli arbitri la tollerano, c'è una palla persa per Mortara, proteste garbate di Zanellati perché sicuramente Cristelli non era andato per il sottile, c'è il fallo di frustrazione ora molto evidente commesso da Marco Mossi su Cristelli, è il terzo fallo di squadra degli ospiti per Mossi, è il secondo fallo personale. Il buon innesco finalmente di Cristelli per la posizione profonda nel pitturato presa da Buscaino, è il quinto punto consecutivo per
Damian Buscaino e finalmente Pavia ha trovato una buona alternativa. Parità a quota 43 sul parquet è tornato Benevelli per un tassone davvero ai minimi termini. Soluzione da due punti che Di Paola manda corta. Buon lavoro a rimbalzo di Cristelli, che ora prova però ad alzare le cadenze pasticciando il recupero materializzato da Capitan Grugnetti per Mossi, che però sbaglia, si va da Buscaino. Di Paola che prova a tenere la giocata di forza fisica del lungo di Buenos Aires. C'è il fallo di Di Paola su un Damian Buscaino determinato a farsi valere spalle a canestro. È il terzo fallo per Di Paola, quindi situazione falli che comincia a farsi pericolosa per Alfonso Zanellati. Pavia che prova ad attaccare il ferro con Benevelli, il passaggio lungo la linea di fondo, si va da Fossati, buona la lettura di Roby Fossati, l'assist per il taglio di Benevelli. Pavia che piazza questo mini parziale e rivede una pallida luce, 45 Edimes, 43 Expo Inox. Il consegnato di Di Paola per Mossi, che va dal fratello Paolo, la soluzione a bersaglio da due punti. Mossi è il quarto punto di Paolino Mossi, parità a quota 45, 1.44 da giocare in questo terzo quarto, tutto da vivere. Benevelli che va ancora in penetrazione, il sottomano rovesciato, sbaglia ma ha rimbalzo dormita dei lunghi di Mortare. Ancora buon lavoro per Davide Cristelli che mette un altro tap-in. Quinto punto per Cristelli, Pavia torna nuovamente avanti, 47 a 45. Mossi che chiude il palleggio, buona la difesa aggressiva di Venturelli, si va fuori l'arco dei tre punti di Marco Mossi che scaglia una tabellata. Pavia che può ripartire, Benevelli sotto da Buscaino, palla che torna fuori da Cristelli. Cristelli che non riesce a leggere la buona posizione interna di Buscaino, la penetrazione di Fossati, l'arcobaleno del regista pavese. Pavia che va a più 4, 4-9, 4-5 con questa ottima esecuzione che vale l'undicesimo punto a Capitan Fossati. Ultimo minuto in questo terzo periodo di gioco, forza e manda molto corta la tripla Paolo Mossi. Ora anche Mortara non sta certo brillando per originalità in fatto di tematiche offensive. Penetra e scarica di Fossati per Benevelli, che va da Venturelli, va fino in fondo ad attaccare l'anello. C'è il fallo fischiato a Marco Mossi che protesta con gli arbitri dicendo che il fallo sul Venturelli è stato commesso da lui sul palleggio. In realtà il fallo è stato già stato sanzionato quando Venturelli era partito con l'azione di tiro, quindi con due libere di Michele Venturelli Pavia ha la possibilità di un mini strappo. Venturelli continua a essere davvero molto molto preciso in lunetta, 8-8 finora la sua esibizione dalla linea della carità, 9-9 e sono 17 i punti per il giocatore arrivato da Orzi Nuovi. Pavia avanti di 6, chiude il palleggio e va per il consegnato di Paola per Grugnetti, 7 per andare a chiudere. Penetrazione di Grugnetti, fallo speso da Fossati, tutto sommato non un brutto fallo visto che Pavia non è ancora in bonus. 5 secondi per andare a scollinare la boa di tre quarti gara. Paolino Mossi che si occupa della rimessa in zona d'attacco, la ricezione di Grugnetti, dovrà andare a forzare, c'è il tocco di Benevelli, palla che rotola a fondo campo. Mortara avrà rimessa con 2 secondi. Andiamo a vedere che cosa i Lomellini riusciranno ad inventarsi. La rimessa di Grugnetti per Mossi, la finta, l'arresto e tiro e la soluzione vincente, anche questo canestro di classe purissima per Mossi, sesto punto, ma Pavia aveva ancora dei falli da spendere, quindi ha concesso Mossi.
Fabio Grugnetti, che non ha nessunissima intenzione di arrendersi. Portala sempre lavora con il proprio schieramento a zona. Fossati che scarica per Benevelli, che prova a mettersi in ritmo, porta la tripla dell'esterno pesarese. Mortara che può ripartire quando sono stati passati gli ultimi 5 minuti di gara. C'è la tripla in scagliata da Paolino Mossi, che manda a bersaglio il suo primo dardo pesante. 6-4 Pavia, 5-9 Mortara. Mortara che non ha nessuna intenzione di concedere la passerella alla truppa di Paolo Garetto. Mortara che è sempre viva, Mortara che ha giocatori capaci di entrare in striscia, di produrre punti dalla lunga distanza in rapida successione. 4-40 quando Garetto ha chiamato minuto di sospensione. In un amen Mortara ha dimezzato il proprio svantaggio, trovando il nono punto di Paolo Mossi e una buona soluzione di Fabio Grugnetti, arrivato a quota 14 nel proprio score personale. Squadre che ritornano sul parquet. Zanellati che gioco forza costretto ad andare con i suoi 5 pretoriani dopo l'importante tripla del momentaneo più 10. Ancora fiducia a Benevelli da parte di Garetto. Fossati che supera la metà campo, Mortara che sembra accennare un ritorno alla difesa individuale, invece torna a schierarsi a zona. La stoppata di Paola su Cuscaino, che si era preso una soluzione in uno contro uno attaccando la linea di fondo. C'è il fallo fischiato a Marco Mossi e il quinto fallo per Marco Mossi, quindi notizia terribile per Alfonso Zanellati, che con ancora 4:24 da giocare con elastico stretto perde il suo principale riferimento offensivo. Nuovamente Poggi nei 5, l'anticipo di Rialkowski è buono su Cristelli. Mortara che può andare in transizione, Grugnetti che penetra, si fa tutto il campo, va da Bielkowski, la soluzione da due punti sbagliata, a rimbalzo svetta Buscaino e controlla Fossati, che ovviamente non ha nessuna intenzione di accelerare i ritmi di gioco. Si entra negli ultimi 4 minuti di partita, riceve Benevelli, va da Cristelli, Cristelli ancora fuori da Fossati. Fossati, il pick and roll con Buscaino per la tripla mancina di Venturelli. Tripla importante di Venturelli, che esultanza calcistica per il tiratore friulano, che arriva al ventello tondo. 6-7 Pavia, 5-9 Mortara. Pavia che mette una tripla che le consente di allungare nuovamente la forbice. Mortara che non può più sbagliare un colpo in attacco se vuole provare a giocarsi un finale punto a punto. Il consegnato di Bielkowski per Mossi, costretto a forzare da 3 punti. Secondo ferro per Paolo Mossi. Buscaino che controlla che il pallone termini a lato. Minuto di sospensione chiamato da Zanellati. Ora Mortara dovrà trovare tiri rapidi, ma dovrà soprattutto provare a trovare qualche giocata difensiva per recuperare palloni. Il cronometro è sicuramente il peggior nemico dei Lomellini. È importante, abbiamo visto la tripla mandata a bersaglio da Michele Venturelli, partita di buono spessore per l'esterno friulano, che sta tirando 4-11 complessivo dal campo, ma il solito percorso netto 9-9 in lunetta. A noi piace comunque sottolineare la prestazione di sostanza anche con tutte quelle giocate che normalmente non finiscono nello scout, sono meno visibili, da parte dei due lunghi di Buscaino e Cristelli. Per Cristelli sono 9 punti e
13 rimbalzi, 3 recuperi, 5 assist, quindi partita zeppa di tante piccole gemme per il veterano pavese. Per quanto riguarda Buscaino, 10 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Due squadre che riemergono dai rispettivi rendezvous con i coach. 3:24 ai titoli di coda. Pavia che ha nuovamente allungato a 8 il proprio margine di vantaggio e che soprattutto avrà la possibilità di giocarsi un nuovo possesso in attacco. Mortara che rimane con questa difesa mischiata da Zanellati, con Poggi che si occupa a uomo di Venturelli. Andiamo a verificare che ci sia solo una marcatura individuale, quindi box and one. Il sottomano di Cristelli, che ovviamente appena elogiato, sbaglia. Mortara che riparte. Piuttosto inusuale la situazione di Bialkowski, che è costretto a cercare di battere dal palleggio Venturelli. Venturelli se la cava deviando il pallone, Mortara rimessa in zona d'attacco, ma ancora qualche secondo è stato mangiato. 2:53 alla fine. Mossi che prova a tagliare lungo la linea di fondo, c'è una presa rugbistica di Venturelli per negare una ricezione comoda. Fallo fischiato a Benevelli, scusate, non Venturelli. Pur brusca nei modi, efficace come scelta, visto che Pavia non ha ancora raggiunto il bonus. Mossi chiude il palleggio, prova ad andare da Di Paola. Contatto robusto con Buscaino. Zanellati allarga le braccia, in effetti gli arbitri hanno clamorosamente ingoiato il fischietto, un fallo ci stava tutta la vita. Rimessa in zona d'attacco per Mortara, sono solo 7 i secondi per andare a chiudere. Ora il fallo viene fischiato sulla percussione di Bialkowski, c'è il fallo di Benevelli. Bialkowski che andrà in lunetta, ma intanto il cronometro ha fatto la sua corsa. 2:38, il tabellone che recita ancora più 8 per i padroni di casa. A cronometro fermo è di Bialkowski il compito di risucchiare il vantaggio. Corta la soluzione del lungo del 1995, che prova ad andare con il secondo tiro libero a bersaglio. 6-0 per chi torna nella metà campo difensiva, 6-7 per chi attacca. 2:33, ora Fossati andrà a ragionare e ad attaccare con il cronometro dei 24 in testa. La ricezione di Buscaino che non viene premiata. Benevelli che prova ad innescare il lungo argentino, ma c'è una buona giocata difensiva di Di Paola che intercetta e c'è il fallo fischiato a Benevelli, è il quarto fallo per l'esterno pavese. 2:19 da giocare, la ricezione di Bialkowski molto fuori. Esce dai blocchi Paolino Mossi, che ovviamente sarà il sorvegliato speciale in questo finale. Grugnetti, c'è il fallo in attacco di Paola, che ha provato a prendere posizione con Buscaino, che ancora una volta ha difeso con grande intensità. Buscaino, giocatore, non ci stancheremo mai di sottolinearlo, assolutamente fondamentale per gli equilibri difensivi di Pavia. Ora va a piazzare il blocco per Fossati e poi va nel pitturato, non riceve, ora va fuori, c'è il cambio di lato di Fossati, sul lato debole riceve e scaglia la tripla Benevelli. Tripla che va sul ferro, ma restano 1:44 da giocare e Mortara è sempre a meno 7, non riesce a trovare un tiro rapido. Ci prova Grugnetti con l'esecuzione in arresto e tiro, lavora molto bene a rimbalzo offensivo Bialkowski. C'è il fallo fischiato a Buscaino e ancora una volta Mortara che proverà a fare la formichina a cronometro fermo con il suo lungo, che comunque ha portato a casa l'ennesima buona giocata, il suo nono rimbalzo, il quarto rimbalzo in attacco.
Mette il primo tiro libero Bielkowski. 6-7-6-1. Possibilità concreta di tornare a 5 punti di svantaggio per Mortara. Sbaglia però la seconda conclusione Bielkowski. Cristelli che controlla il rimbalzo. Pavia che può ripartire, che ora deve trovare la via del canestro. Venturelli, 9 secondi per andare a chiudere. Il blocco di Buscaino, l'uscita forte di Mossi, è abbastanza evidente il fallo di sfondamento di Venturelli. Quindi recupero difensivo materializzato da Paolo Mossi con questa giocata difensiva di esperienza. 1-11 da giocare e Mortara è sempre lì, sempre viva. Un giro e spicci di orologio per provare ad andare a far paura a Pavia. Palla persa pesante, però per i rossoneri di casa è la 17esima palla persa. Riceve Mossi che spezza un raddoppio, ma fino in fondo grande giocata di Paolino Mossi, che ha spezzato il raddoppio con un dal palleggio, è andato fino in fondo ad appoggiare il 6-7-6-3. Meno 4 per Mortara. Pavia che batte il primo pressing, si va da Tassone, ma serve un canestro, servono 2 punti. Il blocco di Buscaino per Fossati, la penetrazione di Fossati accoppiato con Bielkowski, il cambio mano e il canestro di gran classe trovato da Roby Fossati. Gran canestro nel cuore dell'area per Capitan Fossati. Ora c'è il fallo di sfondamento fischiato da Paolino Mossi sulla buona difesa di Michele Venturelli. 2 punti fondamentali, quelli inventati di classe pura da Bobe Fossati. 17esimo punto per il regista pavese. 17esimo punto che può aver messo, può voler dire ipoteca sulla vittoria casalinga di Pavia. 30 secondi da giocare, sappiamo che Pavia in campionato ci ha abituato anche a pazzeschi autogol, ma con 30 secondi palla in mano e 6 lunghezze di vantaggio, l'incubo potrebbe davvero essere molto vicino a concludersi. Ricordiamo che Fossati compagni non pescano il referto rosa casalingo dal 16 novembre, vittoria con Valsesia, e la vittoria oggi in questo derby con Mortara sarebbe davvero di peso specifico notevole per tenere accesa la fiammella di ottavo posto, per tenersi agganciati al treno playoff. Rimessa di Venturelli. Mortara che ovviamente allunga la difesa a tutto campo, difesa che in questi ultimi secondi torna ovviamente individuale. Fossati che congela il pallone, Buscaino che prova a piazzare blocco, Fossati chiude il palleggio, va da Tassone, Tassone che si butta dentro senza nessun tipo di lucidità, la palla persa di Tassone, recupero di Mortara, ma Mortara che ovviamente gioca per la differenza canestri, che viene assolutamente impattata. All'andata Mortara vinse con 6 lunghezze di margine, al ritorno Pavia si impone con 6 lunghezze di margine. 6-9 Edimes Pavia, 6-3 Expo Enox Mortara. Quindi Pavia che rompe l'incantesimo casalingo, torna ad assaporare il dolce della vittoria sul parquet di casa. Andiamo a vedere quelle che sono le cifre con cui si chiude questo derby. Fossati ne mette 17, mette soprattutto i 2 punti che suggellano l'urrà casalingo pavese. 10 per Buscaino, 2 per Tassone, 20 per Venturelli, 9 per
Cristelli che mette anche 14 rimbalzi, 5 di Benevelli, 4 di Savelli, 2 di Bozzetto. Non sono entrati Diamantini e Fedeli per quanto riguarda l'Expo Inox Mortara. Sono 2 punti per Poggi, 14 per Grugnetti, 19 per Marco Mossi, 11 per Paolo Mossi, 13 per Biakowski. Fant è entrato senza realizzare, sono 4 per Di Paola. Non sono entrati sul parquet Reali, Bossi e Verlich. Dal Pallaravizza di Pavia è tutto. Pavia che torna a festeggiare la vittoria. Ripetiamo il finale 6-9 Edimes Pavia, 6-3 Expo Inox Mortara. Alla prossima qui dal Pallaravizza.